Buonasera e bentrovati al TG di Euronews, le principali notizie della giornata selezionate per voi dalla redazione. I titoli. Kosovo si dimette, il premier chiamato a testimoniare sui crimini di guerra dal tribunale dell'AIA. Sempre l'AIA oggi si è espressa anche su Srebrenica, riconoscendo responsabilità limitate dei Paesi Bassi. Teheran smentisce gli Stati Uniti, nessun nostro drone è stato abbattuto, intanto Gibilterra proroga il fermo della petroliera iraniana. Terremoto di 5.1 ad Atene, blackout delle comunicazioni e tanta paura, crollati vecchi stabili disabitati. 50 anni fa l'allunaggio, anche l'Olivetti partecipò al calcolo della traiettoria Terra-Luna con i primi personal computer. Buonasera. Ramush Radinaji, il primo ministro del Kosovo, si è dimesso. Negli anni 90 faceva parte dell'esercito di liberazione kosovaro ed è stato convocato dal Tribunale Speciale dell'AIA che indaga sui crimini di guerra durante il conflitto nell'ex Jugoslavia. L'ex premier ha preferito andare a riferire senza incarichi istituzionali. Sospettato di crimini di guerra dai giudici dell'AIA, il premier kosovaro Ramush Radinaj ha annunciato le sue dimissioni. Parlando ai giornalisti a Pristina, ha detto di aver preso la decisione, dopo essere stato convocato dal Tribunale Speciale per i Crimini dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, che intende interrogarlo sulle azioni compiute dopo e durante il conflitto del 1998-99. Ramush Radinaj ha detto di aver accettato di essere interrogato la settimana prossima. Ecco perché non posso comparire come capo del governo, ha sottolineato, ma come semplice cittadino. Intanto la Corte ha iniziato a interrogare proprio quest'anno alcuni ex combattenti del Kosovo. Radinaj è stato uno di questi e uno dei più importanti del KLA durante la guerra. Continuiamo a parlare della guerra nell'ex Jugoslavia con la strage di Srebrenica. Trovare una percentuale di responsabilità per uno dei più atroci massacri della storia contemporanea è necessario per i risarcimenti, ma di certo che le colpe siano ridotte a un numero è difficilmente digeribile, soprattutto per i familiari delle vittime. Oggi la Corte dell'AIA ha stabilito che i Paesi Bassi, il cui esercito non protesse 300 persone che avevano cercato rifugio in un compound, sono responsabili al 10% della strage. Dall'AIA è arrivata una sentenza importante, quella sul massacro di Srebrenica del 1995. I giudici della Corte Suprema hanno riconosciuto i Paesi Bassi colpevoli, anche se in modo molto limitato, della morte di almeno 350 persone. La responsabilità è stata definita del 10% dal giudice Kees Strafkerdai, che coinvolge però il governo olandese allora in carica e non solo gli altri responsabili militari. In pratica le forze di pace olandesi, ha sottolineato il giudice, non diedero protezione ai musulmani, non avrebbero fatto nulla per aiutare i rifugiati a sottrarsi alle violenze dei serbo-bosniaci, pur sapendo che quegli uomini erano seriamente minacciati di abusi e anche di essere uccisi. Questo caso fu forse il più atroce tra i crimini commessi nelle guerre scatenate dall'allora uomo forte di Belgrado, Slobodan Milosevic. Nessuno in questo mondo può cancellare quello che abbiamo passato, ha fatto notare una delle donne dell'associazione Madri di Srebrenica. Siamo testimoni viventi, sappiamo quale ruolo hanno avuto i soldati olandesi e cosa hanno fatto, so che avrebbero potuto salvare delle persone, incluso mio figlio. Durante la guerra in Jugoslavia i soldati dei Paesi Bassi facevano parte della missione di pace delle Nazioni Unite. Alcuni di loro, che si trovavano nell'area di Srebrenica, non opposero resistenza alle forze serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic. Nel 2017 la Corte d'Appello aveva dichiarato che lo Stato olandese era responsabile solo del 30%. Continuano le tensioni tra Iran e Occidente. Gibilterra ha deciso di prolungare fino al 15 agosto il sequestro della petroliera iraniana e gli Stati Uniti hanno emanato altre sanzioni con restrizioni sui visti. Difficile dire se si troverà una soluzione a tutto questo e quale sarà, visto che la via diplomatica sembra stentare a decollare.
Sempre più grave la crisi diplomatica tra Iran e Gran Bretagna. Nelle ultime ore la notizia che i Pasdaran hanno sequestrato una petroliera britannica. Motivo: non rispettava le regole internazionali di navigazione. Il mezzo è stato portato in un'area costiera per verifiche. La rappresaglia segue di poche ore la decisione di Gibilterra di prorogare fino al 15 agosto il sequestro della petroliera iraniana Grace, bloccata l'11 luglio scorso con l'accusa di trasportare petrolio in Siria. Oggi il ministro degli esteri iraniano ha incontrato il segretario generale dell'ONU Guterres, ma la via diplomatica non decolla e gli Stati Uniti hanno sanzionato altri cittadini iraniani dopo aver negato che un loro drone sia mai stato abbattuto dalle autorità di Teheran. Andiamo ora in Brasile, vediamo cosa succede a delle navi iraniane piene di cibo che non riescono a tornare indietro, bloccate da un mese in un porto, anche se il cibo non è sottoposto a sanzioni. Due navi iraniane cariche di mais sono bloccate da settimane nel porto di Paranagua, in Brasile, perché l'azienda petrolifera nazionale, la Petrobras, si rifiuta di vendere loro il carburante necessario a fare ritorno in patria a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Avevano portato in Brasile un prodotto petrolchimico usato come fertilizzante e avrebbero dovuto riportare indietro un carico di mais, dal momento che il cibo non rientra tra i beni soggetti all'embargo verso Teheran. L'Iran è uno dei maggiori acquirenti di prodotti agricoli brasiliani, solo quest'anno ha importato oltre 2,5 tonnellate di mais. Ma sembra essere la prima volta che a procedere con lo scambio sono navi battenti bandiera iraniana, prive del carburante sufficiente. Se le navi non trovassero nessuno disposto a vendere loro il carburante, Teheran potrebbe inviare una nave da rifornimento direttamente in Brasile. Chi sarà il prossimo direttore generale del Fondo Monetario Internazionale ancora non è chiaro. Si cerca un europeo doc per la successione a Christine Lagarde che va alla Banca Centrale Europea. Si era pensato a Dijsselbloem, l'ex presidente del Consiglio Europeo, e il suo nome è ancora in lizza, ma ce ne sono anche altri. Di certo la partita si intreccia con la nomina dei commissari europei. Tutti i dettagli nel servizio. Dopo le dimissioni di Christine Lagarde, la corsa alla direzione del Fondo Monetario Internazionale è aperta. Stando a indiscrezioni dell'ultima ora, scendono le quotazioni di Mark Carney, attuale governatore della Banca d'Inghilterra, il cui mandato è in scadenza in gennaio. Troppo poco europeo, si mormora, e quindi non in linea con la tradizione. Se la guida dell'FMI spetta a un cittadino dell'Unione, la presidenza della Banca Mondiale di nomina americana, e il fatto che l'Europa abbia approvato David Malpass, il candidato di Trump alla Banca Mondiale, lascia intravedere che il duopolio è destinato a restare in piedi. Una sorta di gioco delle parti, dove Parigi ha fatto sapere che farà di tutto per identificare un candidato all'altezza del ruolo e con un particolare, un europeo doc. Ecco circolare il nome di Nadia Calviño, da un anno ministro spagnolo dell'economia e in precedenza direttore generale del Dipartimento Bilancio della Commissione Europea. Da Madrid a Lisbona c'è chi punta su Mario Centeno, il presidente portoghese dell'Eurogruppo. Noto per aver detto stop all'austerity, Centeno ha avviato una nuova fase di espansione per l'economia portoghese, tanto da fargli guadagnare il soprannome di Cristiano Ronaldo dell'Ecofin. Da non sottovalutare poi la bulgara Cristilina Georgieva, attualmente direttore esecutivo della Banca Mondiale, dopo aver ricoperto diverse posizioni di vertice all'interno della UE. Se tutto andrà come previsto, l'FMI avrà 3 mesi di tempo per individuare il suo nuovo direttore generale. Oggi c'è stato un forte terremoto ad Atene, tanta paura, qualche danno e comunicazioni interrotte. Tutto in alta stagione turistica, insomma una giornata difficile, vediamo com'è andata. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita ad Atene in tutta l'Attica poco dopo le 13. L'epicentro è localizzato a circa 22 km a nord-ovest di Atene, a 2 km di profondità. Proprio per questa ragione il sisma è stato avvertito con maggior forza. Panico nella capitale ellenica, molte persone si sono riversate nelle strade, segnalati anche blackout telefonici. Nell'area del Pireo vivono oltre 4 milioni di persone, che diventano 6 nel periodo estivo. Il terremoto è stato molto forte, dice questa residente, ha fatto molto rumore, ma fortunatamente non è durato a lungo. La verità è che avevamo tutti paura e siamo usciti immediatamente. Io ero in un palazzo a Piazza Sintagma, in un seminterrato.
Secondo il portavoce del governo Petsas, non ci sono stati danni importanti, a parte il crollo di due case disabitate e di un vecchio magazzino in disuso nei pressi del porto del Pireo. Eravamo al quarto piano, ferma invece quest'uomo. Stavamo provando degli auricolari quando tutto ha iniziato a tremare. Mia moglie ha pensato che fosse per via degli auricolari. Eravamo spaventati, siamo scesi in strada immediatamente. Due persone sono state leggermente ferite dai detriti. Circa 40 minuti dopo la prima scossa, i residenti hanno avvertito un altro forte terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nella stessa zona. Proprio l'epicentro è stato registrato vicino all'area dove un sisma di magnitudo 5.9 causò la morte di 143 persone nel 1999. Ucraina verso il voto per le politiche a tre mesi dalle presidenziali che hanno portato al potere un ex comico. Ora il partito del presidente Zelensky è in testa nei sondaggi delle politiche di domenica con oltre il 40%. D'altronde, anche con l'obiettivo di avere un'aula a lui più vicina, il presidente ha sciolto il Parlamento con la ragione formale che il popolo non ha fiducia nell'istituzione. L'Ucraina si prepara a votare di nuovo. Domenica il paese torna alle urne per eleggere i nuovi deputati dopo la decisione del neopresidente Volodymyr Zelensky di sciogliere anticipatamente il Parlamento. Decisione giudicata conforme dalla Corte Costituzionale ucraina, ma guardata con attenzione dall'Europa e dalla comunità internazionale. A soli tre mesi dalle presidenziali, l'ex showman diventato capo di Stato ora sembra voler aumentare ulteriormente il suo potere. Il partito di Zelensky di fatto è dato in testa nei sondaggi di queste parlamentari, ma ottenere una solida maggioranza non è così scontato. Dalla sua elezione è sempre stato ostacolato da un Parlamento dominato dai suoi avversari politici. Sulla scena ci sono partiti come Voce, la nuovissima formazione fondata dalla rockstar Bakarchuk, oppure Solidarietà Europea, guidato dall'ex presidente Petro Poroshenko, ma anche Patria dell'ex primo ministro Timoshenko. Zelensky ha sempre sostenuto di aver indetto queste votazioni per cercare di ottenere una maggioranza in grado di sostenere la lotta contro la corruzione per attuare altre riforme. Il suo partito sarebbe sostenuto dal 52% degli ucraini che intendono andare a votare, ma questo vantaggio non basta. Una cosa comunque abbastanza certa, gli elettori puntano su volti nuovi. Secondo una rappresentante dell'ONG Opora, non si devono trascurare i rappresentanti delle imprese che hanno una buona reputazione. E poi ci sono gli attivisti civili come giornalisti e organizzazioni non governative. Insieme ai politici locali cercheranno di entrare in Parlamento. Un voto insomma importante per un paese come l'Ucraina, che resta fortemente dipendente dal sostegno internazionale, come nel caso dei prestiti previsti dall'accordo con il Fondo Monetario Internazionale, ma anche con una fragilità strutturale legata non solo alla corruzione, ma anche alla scarsità delle infrastrutture e alla poca efficienza delle agenzie statali. Cinquant'anni fa l'allunaggio, anche l'Italia ha dato il suo contributo alla missione Apollo 11, un contributo non da poco a livello di ingegneria elettronica. Claudio Rosmino ha intervistato uno dei protagonisti di questa storia, un ex progettista dell'Olivetti. C'era anche un pezzo d'Italia nella missione Apollo 11 che portò per la prima volta un uomo sulla Luna. Per i complessi calcoli relativi alla traiettoria fra la Terra e il suo satellite, la NASA infatti utilizzò anche delle avveniristiche macchine da calcolo prodotte dalla Olivetti. Si tratta del modello Programma 101, sviluppato negli anni 60 a Ivrea da tre pionieri dell'informatica, quali Pier Giorgio Perotto, Giovanni De Sandre e Gastone Garzera. La macchina, considerata il primo personal computer della storia, fu presentata alla Fiera di New York del 1965 ed ebbe un grande successo negli Stati Uniti, tanto che la NASA ne acquistò diversi esemplari, come ricorda il progettista italiano Gastone Garzera. Noi sapevamo che la NASA era stato uno dei primi grossi clienti. Abbiamo ottenuto un fascicolo in cui sono descritti 5 programmi in linguaggio 101 sviluppati dalla NASA. Ho visto che uno, se non sbaglio, calcolava l'energia, quindi il tempo di accensione di qualche razzo per spostarsi da una, diciamo, non orbita, una traiettoria a un'altra, quella adiacente.
Quindi sono stati usati davvero. Secondo me, sono convinto che abbia dato una buona mano. Cats è uno dei musical più famosi e ora c'è un film dedicato a questo spettacolo per la regia di Tom Hooper. Il cast è d'eccezione e c'è anche la prima ballerina del Covent Garden di Londra, oltre a tanti effetti speciali. Vediamo il servizio. Una parata di stelle, quella che vediamo scorrere sulle note di Memory nel trailer di Cats, il film che la Universal ha tratto dal celebre musical di Andrew Lloyd Webber. Attese dai fan di tutto il mondo, ora sono ufficialmente online le immagini del trailer del film diretto da Tom Hooper in attesa dell'uscita della pellicola prevista per dicembre. Nel cast, come si vede dalla clip, troviamo attori come Judi Dench, Taylor Swift, Ian McKellen e James Corden, mentre nei panni della protagonista Victoria fa il suo debutto sul grande schermo Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet del Covent Garden di Londra. Il nostro giornale finisce qui, ma l'informazione continua sul nostro sito e sul canale televisivo, quindi restate con noi. Buon weekend!